Buongiorno ragazzi, allora, oggi sto in formissimo perché c'è il sole e io sono meteoropatico al massimo. Ho bevuto il caffè, il mio mitico caffè, anche se non dovevo perché ho sofferto di dissenteria 2 giorni fa, quindi magari questo mi porta di nuovo ad andare in bagno. Comunque, a parte i miei problemi di stomaco, che sicuramente non vi interessano, oggi allenamento che farò tra poco, sempre a corpo libero, a stomaco vuoto, farò quello di squat, calo di volume, intensità che rimane uguale, e poi farò uno di gambe. Ci tengo a precisare una cosa: ultimamente i miei workout sono sempre uguali e sono sempre meno pesanti perché sono nella fase di discesa del programma. Quindi poi andrò a provare, credo, fra 3 settimane il massimale, vedremo se è salito, se il programma ha funzionato. Già ho parlato troppo, ora preparo la borsa e andiamo in palestra. Pancake c'è, il rito prevede, così mi verranno le gambe grosse. 2, 1, mangiamo! Eccoci qui, video in caricamento come avete visto.
Sto mettendo il video delle migliori fonti di grassi, secondo me, sul canale. Sono andato a fare la spesa. Aspettate. Ecco qua. Come vi dicevo, sono andato a fare la spesa. Ho comprato gli gnocchi perché oggi farò uno dei miei pasti preferiti, ragazzi. Ho qui tutto in preparazione. Vi faccio vedere. Gnocchi, cozze e pomodori con salsa. Come vi dicevo, salsa di pomodorini. Che devo essere sincero, i pomodorini e la salsa in particolare, il pomodoro è una delle cose che mi piace di più. Penso che la pizza, ad esempio, io la prendo sempre marinara proprio per quello, per sentire proprio il sapore del pomodoro. Ora preparo la tavola. Oggi sono a pranzo con mamma, dato che non siamo mai insieme, che lei lavora spesso. Quindi ci vediamo con il pranzo. Ragazzi, buonasera. Allora, voi vi starete chiedendo perché buonasera? Perché ho passato una giornata intensissima senza fare niente. Praticamente sono stato il giorno a studiare, ho fatto due programmi, ho editato il video, una parte del video, e ora mi sono ritrovato che erano le 8. Vi anticipo che il video tratterà due giorni differenti, quindi sarà un vlog su 2 giorni, e poi mi direte la vostra se vi piace di più questa tipologia di vlog o vlog incentrati su un giorno e più corti. Ora, per la preparazione della cena, che è la solita, mentre si stanno cuocendo le mie solite patate, vi farò vedere la preparazione del merluzzo velocissima che ho imparato da Valerie Fitness, canale Valerie Fitness, che trovate su YouTube. Nel caso, comunque, ve lo lascio il link in descrizione, così potete vedere direttamente il suo canale. Fa dei video be bellissimi. È una bravissima ragazza e un canale che guardo sempre. Ora passiamo alla preparazione. Allora, vi serve, oltre al merluzzo, una padella che andrò a riempire di acqua. Ecco qui, riempita la padella d'acqua, mettete della carta da forno sulla padella, poi mettete il merluzzo, io aggiungerò dei broccoli e ovviamente aggiungerò dei pomodorini e della cipolla per dar sapore. Mi dovrebbe venire qualcosa del genere. Coprite con un coperchio, chiudete bene i bordi in questo modo. Ma poi non vi resta che tagliare i bordi, accendere e lasciare che cuocia circa 10 minuti. Io ora lo metto a cucinare, poi cucino le patate e mangio. Ragazzi, questo è il prodotto finito. Come vedete, il merluzzo è bollito, però ha tutto un altro gusto, ragazzi. E poi ci sono le mitiche patate con il ketchup. Quindi, ragazzi, si è fatto tardi, avrei anche fame e quindi andiamo a mangiare. Eccoci qui, ragazzi, buongiorno. Oggi sono stra felice. Mi sono alzato velocissimo, palestra, stacco, pulley, alzate per le spalle, e poi avevo tempo perché dovevo aspettare mio fratello. Ho fatto 45 minuti di cardio, 10 km e via. Quindi mi sono anticipato il cardio settimanale, molto 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 bene. Poi vi ho fatto vedere oggi una giornata bellissima, ma arriviamo al punto clou del video. Questione sgarro. Perché parlo dello sgarro? Già ne avevo parlato in un video già presente sul canale, però mi arrivano molte molte domande su direct, quindi provo a rispondere a tutti. In particolare a Matteo, che saluto, che me l'ha chiesto almeno 3-4 volte. Quindi parliamo dello sgarro e distinguiamo le due tipologie di sgarro: quello per evento sociale e quello per insoddisfazione, diciamo, derivante dalla dieta, dall'approccio alimentare scelto. Il primo, quello per l'evento sociale, vi do qualche consiglio. Ragazzi, primo consiglio: non saltate gli eventi sociali, specie se si tratta di incontri con la famiglia, con gli amici a cui tenete, perché
secondo me vale più stare insieme con la famiglia che mangiare il mio alimento, se così possiamo definirlo. Quindi non saltate gli eventi sociali. Secondo consiglio che posso darvi è imparate a tracciare ad occhio, quindi imparate com'è una porzione di pollo, una porzione di pesce, una porzione di patate, una porzione di riso, del pane. Sono tutte quelle cose che potete andare al ristorante e scegliere, quindi ordinare del pollo scondito e condirlo voi, ordinare delle patate e condirle voi, del riso, della pasta in bianco. Sono tutte cose che, ragazzi, se chiedete, vi vengono date assolutamente, ragazzi, non c'è problema. Il cameriere eseguirà i vostri desideri come il genio della lampada, basta che chiedete. Seconda questione, più importante secondo me, lo sgarro derivante da un insoddisfacimento della dieta. Può derivare dalle calorie che sono troppo basse e ragazzi lì non c'è questione che tenga. O tenete duro perché magari dovete fare una gara, una sfilata, non lo so. Oppure alzate le calorie. Mio consiglio, alzate le calorie. Perché magari sono veramente troppo basse. E non fate cardio estremi. Secondo motivo, se la vostra dieta è restrittiva perché prevede troppi alimenti limitati e magari c'è qualche alimento che volete mangiare. Vi dico la mia. Quando ho iniziato la dieta flessibile, man ho mangiato gelati e plum cake della Mulino Bianco a colazione penso per 2 settimane. Dopodiché il mio gusto si è abituato all'avena e ha cominciato con l'avena. Ora non cambierei mai la mia colazione con la colazione che facevo prima. E allo stesso tempo, ora ho bisogno di inserire paradossalmente sempre le patate ogni giorno, perché è l'alimento che mi permette di protrarre la mia dieta ogni giorno. Se levo le patate già per 2-3 giorni vado in crisi e sono capace anche di andare da nonna e mangiarmi 3 piatti di lasagna, che è un alimento che ora come ora non mi piace più. Quindi abituate e inserite un alimento ogni giorno che vi piace, anche se si parla di una gocciola. Una gocciola ogni giorno farà sì che il vostro palato comunque sia soddisfatto e non arrivate la domenica a fare il cheat meal e a sgarrare con un pacco di gocciole. Cosa che invece, che al contrario della gocciola ogni giorno, è controproduttiva sia per la vostra salute, soprattutto, che per la vostra composizione corporea. Quindi questo è il consiglio principale, fate che la vostra dieta sia sostenibile sia da un punto di vista del palato che della vita sociale. Ho cercato di rispondere in modo velocissimo, questi sono i miei consigli ragazzi, cercate di rendere la dieta piacevole, è il modo per protrarla per più tempo possibile. Ora io vado a mangiare, farò il pranzo, quindi patate, ketchup e branzino, perché non si tocca, almeno un pasto così me lo devo fare. Poi stasera ho la pizza, la mia pizza preferita, e la traccerò, ho il modo giusto per tracciarlo e ve lo dico in maniera velocissima. Scegliete una pizzeria dove vi piace la pizza, cercate di prendere la pizza, a me sono fortunato, la mia pizza preferita è la marinara. Ora marinara o marinara col prosciutto cotto. Dato che la mangerò a casa, aggiungerò il prosciutto cotto, quindi mi viene ancora più facile stimare la pizza marinara. Quindi la prendo così, la porto a casa e la condisco. E la mangio 1 o 2 volte a settimana, dipende quante volte voglio. E quindi noi ci vediamo stasera, no, ci vediamo ora con il pranzo. E poi oggi pomeriggio ho una laurea, vado a vedere una laurea e mangio il mio solito spuntino fatto con 3 uova, gallette e burro d'arachidi perché ho cambiato i macronutrienti nell'arco della giornata. Ho un timing diverso, sto provando piccole soluzioni e stasera ci vediamo con la pizza. Quindi ora andiamo a mangiare. Ragazzi, sono stanchissimo e si è fatto tardi. Anche un'altra giornata si sta concludendo e sono veramente stanco. Penso si vede da come parlo.
Sono tornato a casa alle 5 dalla laurea, 5 e mezza. Ho fatto uno spuntino veloce, mi sono messo a studiare, stavo ripassando l'acqua cellulare. Niente di che. Per fortuna studio cose che mi piacciono ora. Prima di chiudere gli occhi vi voglio ancora ringraziare per il sostegno che mi state dando. Abbiamo superato i 1000 iscritti. Sabato credo di girare la challenge che vi ho promesso. Farò 1000 push up. Vediamo se muoio o se ce la faccio. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Per voi ce la faccio. Quindi, grazie ragazzi per l'attenzione. Fatemi sapere se vi piace più un vlog su due giorni o su un giorno solo, se è troppo lungo o se è troppo breve. Io vado a mangiare la pizza. Sono le 8. Vado a prendere la pizza. Poi pizza partita. Cosa chiedere di più? Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Grazie ancora.